Con Andrea Baroni, regista del film Amen, al cinema da giovedì 27 giugno 2024, ben trovato. Buongiorno a tutti e ciao Federico. Qual è il tuo racconto? Amen è la mia opera prima e nasce da una suggestione. Io ho visto un casolare nell'entroterra laziale, mi sono innamorato e suggestionato e nell'arco di pochi giorni ho scritto un racconto che parlava della mia adolescenza e dei miei limiti e quindi nella scrittura poi ho messo tutto quello che era il sentire sia delle prime volte che del limite religioso, sessuale. Mischiandoli insieme ho trovato una famiglia molto dura, appunto, con una matriarca che gestisce tre figlie e che non le ha di fatto mai fatto uscire da questo casolare. Com'è venuta l'idea da un casolare a questa storia con una madre e tre figlie? È il potere della creazione e della suggestione. Sicuramente sono affascinato dal nucleo familiare, dalla potenzialità di una famiglia larga, l'ho vissuta. Ho vissuto forse anche un'esperienza matriarcale, nel senso che nella mia famiglia, dalla bisnonna alla nonna alla mamma, hanno sempre avuto il controllo un po' in maniera dolce della famiglia, e forse è stato poi naturale riportarlo anche nel mio primo film. Com'è stata la ricerca delle tue attrici? Grace Ambrose, che interpreta la protagonista Sara, era un'amica, avevamo già lavorato insieme e quando in velocità ho dovuto fare un casting, perché è stato effettuato in sole 2 settimane la pre-produzione, è stato naturalissimo affidare a lei il compito più arduo. E Francesca Carraina e Valentina Filippeschi sono state delle scoperte in un rapidissimo casting che si è rivelato quasi magico. Quando ho unito le tre sorelle ho capito che avevo più di metà del film, perché funzionavano e di fatto non solo nel film, ma addirittura nella realtà poi le ragazze sono diventate amiche. E quindi poi il resto del casting è arrivato molto casuale, ma estremamente giusto. In questa storia familiare e di isolamento, su quali elementi hai voluto centrare l'attenzione? Sicuramente il tema del limite è quello che mi interessava esplorare di più e quindi le tre sorelle, rispetto a un limite dogmatico e familiare imposto dal padre e dalla nonna, lo devono declinare e lo fanno tutte in maniera differente. C'è appunto il personaggio di Esther che è rivoluzionaria e vuole assolutamente essere contro la famiglia e il dettame e cerca la fuga. C'è il personaggio di Miriam, la più piccola, che invece è ancora dogmatica, che deriva dall'esempio familiare e ancora dentro quel tipo di credenza. E poi appunto Sara invece rappresenta proprio il dubbio se varcare o meno quel limite, poter avere un'esperienza sensoriale e sensuale e scoprire qualcosa che è il peccato, è al di là del limite. E ovviamente poi queste scelte determineranno il percorso anche familiare che c'è all'interno del film. L'hai ambientata al giorno d'oggi? No, il film è un non luogo, non tempo ed è volutamente scritto e girato in questa maniera, come se potesse essere caratterizzato in maniera universale. C'è un riferimento, le ragazze hanno un unico contatto con il mondo esterno che è la radio e questa radio ha un programma molto rosa, appunto, che gli fa ascoltare delle canzoni e queste canzoni sono tutte uscite prima del 1978, quindi se vogliamo proprio dargli una data è appunto al limite degli anni 80, ma in realtà nel film non viene mai citato. Questo titolo da dove viene fuori? Ovviamente dal campo religioso che esploriamo e poi sinceramente al montaggio l'ho sentito talmente tante volte ripetere dagli attori e quindi dai personaggi che li rappresentavano che è stato molto naturale dare poi questo titolo al film. In ogni caso, inizialmente il film si chiamava E così sia, che è la versione italiana della parola Amen. Poi ho scoperto nel tempo che già altri maestri del cinema, come Kinky Duke o Costa Gavras, avevano dato lo stesso titolo ai loro film. Ho detto, devo fare un passo indietro, non voglio rimanere bruciato. Invece Fandango mi è proprio esortato a lasciare il titolo che secondo loro funzionava e non era un problema appunto neanche di copyright. E sono contento che sia questo. Secondo me riassume molto quello che è anche non solo il concetto del film, ma la narrazione. Che percorso ha fatto finora il tuo film?
È stato presentato a Milano e poi in settimana avremo varie tappe, lo presenteremo prima a Roma, Pisa, Firenze e poi ci sarà l'uscita in sala e quindi il percorso che seguirò attraverso tutte le altre città dove saremo, che sono Napoli, Bologna, Torino, ritorneremo ancora a Milano, quindi sicuramente saranno due settimane importanti per il film, che è così piccolo, che è indipendente. Io ringrazio Fandango che ci dà questo tipo di occasione in un momento estremamente difficile per il cinema. Che uscita sarà? In quante sale? Penso che ci saranno 50-60 copie, ma la cosa importante è proprio raccontarlo, coccolarlo un po' questo film nella sala giusta, quindi non mi aspettavo di uscire in più di 100-200 copie, non serve, l'importante è proprio andarlo a raccontare nei posti giusti. Ci sono pagine social, siti internet per saperne di più su dove vederlo? Sicuramente Fandango in questo momento il sito e anche Instagram, TikTok, YouTube sono attivi, rilasciano trailer, hanno rilasciato delle clip, delle immagini, quello è il punto per cui tutti sappiamo e tutti possono sapere di Amen. Film Amen al cinema da giovedì 27 giugno 2024, un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Baroni. A presto! Ciao Federico, grazie!